Per tutti è l'indiano. Un nome che è una condanna per lui, che voleva essere cowboy, occhi azzurri e pistole al fianco, ad attaccare gli indiani, chiudere in riserva, a sparare, correre veloce come sua nonna. Tommaso non ebbe mai una pistola giocattolo da bambino. Ne costruì capanne di legno sugli alberi del cortile. Ne scappò, ne rincorse i compagni fingendosi Ramon o Tex. Tommaso non fu mai un cowboy spietato e coraggioso, ma solo un bambino malato. E per lui tutta la vita non fu altro che un faticosissimo tentativo di combattere contro ciò che lo affliggeva: il respiro lento, le spalle rachitiche e il buon cuore. Vi si è applicato così bene che ormai nessuno sospetta che uno solo di questi tre caratteri gli sia mai appartenuto. Da una vita Tommaso cerca di essere ciò che non è. E alcuni dicono che ci sia riuscito davvero e del bambino d'un tempo non rimanga più nulla. Anch'io a volte fatico a convincermi che sia esistito sul serio. Fatico a credere alla sua mano che mi stringe il polso e implora: cercalo tu il piccolo indiano e da qualche parte in fondo a questo oceano oscuro tu lo puoi trovare. Forse invece è un inganno e l'indiano dal cuore buono non c'è mai stato.